Ragazzi Speciali in Tour è la rete delle associazioni che operano nel comune di Giugliano, che si occupano di garantire normalità a tutti i piccoli nati o diventati bisognosi di assistenza per ogni tipo di disabilità. La rete è nata su impulso del Movimento Sviluppo e Territorio, fondato dal consigliere regionale Alfonso Longobardi. A capo del progetto c'è l'avvocato Miriam Marino, che oltre ad essere assessore alla pubblica istruzione del comune di Giugliano, è la coordinatrice della sede locale di sviluppo e territorio. All'incontro di presentazione del progetto ha preso parte il consigliere regionale Alfonso Longobardi, che ascoltiamo. È un impegno mantenuto: se non si fa squadra, se non si fa rete, a volte i problemi non emergono. Era fondamentale, abbiamo fatto in modo che le associazioni che veramente sono al fianco quotidianamente, realmente, dei ragazzi e ragazze speciali potessero unirsi, rappresentare alle istituzioni le varie problematiche e risolverle queste problematiche. Noi siamo qui ed è un momento di confronto. E poi una parola emersa da questo incontro: la disponibilità. Il tempo è la risorsa più preziosa, più importante, e va messa a disposizione dei ragazzi che chiedono di poter essere al loro fianco. Noi questa sera abbiamo iniziato un percorso straordinario, un puzzle che si compone, e stasera veramente un momento soprattutto anche emozionante, perché questa è la politica che ci piace fare: al fianco di coloro che chiedono aiuto, dei più deboli, e noi dobbiamo fare in modo di realizzarlo con un lavoro quotidiano. Siamo qui, piedi per terra, parte la rete delle associazioni speciali e ci rivedremo presto, perché tante le iniziative in cantiere. Il parere dell'avvocato Miriam Marino. Beh, questo è un piccolo sogno che si realizza. Avevamo notato che le singole associazioni vivevano nel loro mondo circoscritto. Abbiamo pensato di unire tutte le forze per poter abbattere tutte le barriere, non solo quelle architettoniche ma soprattutto quelle del pregiudizio, per poter far dire, alzare la voce a questi ragazzi speciali, ma soprattutto per dire: io esisto, io ci sono e quindi agisco insieme a tutti gli altri.